I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. L'ultimo dei Coldplay, We Pray, qui su Radio DJ, per iniziare l'ultimo giorno della settimana, oltretutto, quindi l'ultimo singolo e l'ultimo giorno della settimana. Ringraziamo già Umberto e Damiano per l'ottimo lavoro. Bravissimi, bravissimi. Posso dire... Lasciano tutto pulito. Ma che bravi. Bravi, cioè, veramente. Guarda, sono veramente i vicini di casa che uno perfetti, vorrebbe. Perfetti, e come al solito, com'è la regola del coinquilino di certo. Belma, caro Patrizio? Buongiorno, trio. Allora, la regola è... Se non ce l'hai vuol dire che sei tu. Quindi, dato che noi stiamo facendo i complimenti, Umberto e Damiano, non credo che loro li facciano a noi. Però perché... di noi chi è sì. Il coinquilino di merda? Di noi? Beh, tu, cioè, senso, anche grazie. Perché ho assaggiato il tuo vino. Non avresti neanche dovuto chiederlo, insomma, Patrizio, lo sai. Ho commesso il più grave errore della settimana, ho assaggiato il tuo vino. Mi hai mandato un messaggino nel pomeriggio, tra l'altro l'hai assaggiato scritto di plea. Pomeriggio. L'ho scritto plea, fai tu. Non è vero, ma avevi detto molto buono. Sull'insalata. Molto buono, no, molto buono. Molto buono. Le maioliche vengono benissimo. No, buono, a parte gli scherzi, il vino del terrazzo di Patrizio, che... Di nome è, insomma, qual è il nome? Vino Mattei e stai sempre ok. Ma tutto sull'etichetta lo vuoi mettere? Sì, Vino sì. Mattei stai sempre ok. Non mi pare proprio merchandising. Dal punto di vista sì, del merchandising, non credo che si ricordi tanto. Ah, comunque, ha lietato il mio pomeriggio di ieri. Ti ripeto, le maioliche vengono benissimo. Vero? 342-0000-700. Abbiamo qualcuno bravo, che ci aiuta che a iniziare, campione. Anzi, a finire la settimana. Un veterano. Allora, mi fido, allora, vai. Andiamo, dai. Gabriella! Anto, sulle 7:30 devi parlare con Tony Pacati. Alle 7:30 devo parlare con Tony Pacati. Sì. Devo parlare con Tony Pacati. Alle 7:30. Devo parlare con Tony Pacati. Scusa, Gabriella, ma chi è posto Tony Pacati? Sigla! Ah, vabbè. Venerdì 20 settembre 2024, questa è Radio DJ. Canta la Patrizia! Buongiorno! Va tutto bene! Se mi chiedi come va, Marco Fiele! Se mi chiedi cosa sono, il trio Medusa! Tipo tutto a posto, c'è il trio Medusa con il You Don't Stop. Canzoni intravisate sembra Figgy Piot, tre culattoni, una quota rosa, Pink Floyd. Ora senti come suona, comincio la mattina tutto in culo alla balena, come dice Lino, porca puttana. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va con Fedele. Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa. Medusa, buongiorno da parte di Giorgio e Furio, buongiorno anche al nostro Andrea Prevignano che è dall'altra parte del vetro che fino adesso non abbiamo tirato dentro, e buongiorno anche al nostro Gianni detto Jennifer. Oggi non rifacciamo tutta la storia dei soprannomi, già andata, tanto voglio dire. Posso chiamare Emanuele Rastelletti oppure devo dire Lele perché tu sei l'unico che lo chiama? No, lo puoi fare, ma sei l'unico che lo fa. Che lo faccio? Va bene. Come tutti i giorni, da lunedì al venerdì vi accompagneremo fino alle 900, e dato che c'è una stupidera molto diffusa all'interno del programma, oggi torna Cucciolona. Eh sì, perché fa un po' da medicinale. Dopo che l'hai sentita ti sì. Cala tutto l'ormone della stupidera. Perché è come il coinquilino di merda. È se vero. La battuta che non fa ridere non è la tua, è quella. Voi state facendo dell'ironia su Cucciolona, sì, come sì, sempre. Sì. Vi ricordo che sono state fatte una serie di battute da quando è iniziata la nuova stagione. Questo è vero. Una costante, le ho contate, sì, abbiamo superato il numero limite della decenza, quindi basta insultare le battute Cucciolona. Diamo ragione a queste battute. Dobbiamo fare un mea culpa, in effetti abbiamo superato la soglia. Avete esagerato. La soglia settimanale, tra l'altro. Ma secondo voi la peggiore qual è stata? Perché ne ho sentite un paio che mi hanno raggelato. Forse Alesso, lo mettiamo adesso. Rita ora. Abbiamo fatto lo stesso gioco, un disco dopo l'altro. Lo stesso giorno. Anche Lionel Richie, che prima era Richie. E la gente ancora ci ascolta, cioè nonostante tutto. Grazie. Questa è una prova per l'affetto veramente. Che avete nei nostri confronti. Allora lo ripaghiamo subito con un bellissimo disco. Dai, partiamo immediatamente, vediamo se riusciamo. E poi dopo vi diamo anche un regalo, guarda. Lo vogliamo fare? Ma certo. Ma vai col regalino. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.
alte non solo, solo le hopes, ma anche le attese, le aspettative di questo programma, perché oggi, ragazzi, abbiamo deciso di essere buoni, buoni. E quindi di regalare qualcosa. E allora, cosa che possiamo regalare? Quella roba lì. Però, dato che noi abbiamo questa stupidera diffusa, se io faccio pium, tu come mi rispondi? Pium pium. E tu? Pium pium pium. Settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano. E i pettorali volano dritti dritti a Bergamo da Marco. Buongiorno Marco. Pippipiu, buongiorno. E vai Marco, finalmente. E questo jingolo lo richiama il pippipiu. Io non credo che siamo solo noi a casa, cioè anche voi a casa. Pippipiu. Sembra un videogame, però mi piace. C'è una motivazione molto importante per la quale li consegniamo a te e non a tutti gli altri che ci hanno scritto al 342 00 00 700. Ce la puoi dire direttamente te? Ovviamente sì. Allora, è stata un'estate importante come famiglia. Sì. Abbiamo avuto la laurea di nostro figlio. Oh, che bravo. Mia figlia ha cambiato lavoro, ha trovato un impiego importante e tutti e due si sono messi d'accordo dicendo: dai papà, regalaci i pettorali per la DJ Ten di Milano. Okay. E io mica li potevo pagare. Ma ti pare. Ci siamo noi. Questo esempio da parte del padre non poteva che essere sul risparmio. Cioè tu stai svangando il regalo di laurea a tuo figlio, laureato in cosa e come si chiama? Allora, mio figlio è Fabio, laureato in architettura lì al Politecnico di Milano. Quindi un collega, brillantissimo, e quindi anche un'opportunità in più per poter scendere a Milano anche di domenica, non solo in settimana per seguire, perché adesso sta facendo la magistrale biennale per concludere il quinquennio, ma quindi potrà venire a Milano anche di domenica, che è un'opportunità importante. È importante, certo. Però vogliamo anche dire il nome di tua figlia? Sì, che già che ci siamo, no? Un lavoro importante. Figlia è Irene è la più grande, 26, Fabio invece 21, da compiere tra poco, insomma. Caro Marco, è evidente che vuoi più bene a tuo figlio che a tua figlia, sì, da come vero. Ne parli, proprio una cosa alla valenziana, però voi ve la risolverete a casa a vostro modo. Attenzione, due pettorali, non te ne uscire con altri figli, con altri regali, moglie per l'anniversario, insomma, perché questi ne abbiamo due. Comunque, nonostante queste pessime motivazioni, fatelo dire, no. I pettorali ti giungeranno. L'invito che diamo a tutti è di andare immediatamente su dj.it a fare l'iscrizione, perché stiamo battendo il record degli altri anni, quindi è probabile che faremo air sold out, come diciamo, sì, qua a Roma, per la DJ Ten. Quindi perché ridi, Patrizio? È così, è così, si chiama air sold out. Milano sarà piena di corridori. Ecco, perché ridi? Stai girando il coltello nella ferita, comunque. No, adesso non voglio parlare, da ieri che non ne parliamo, okay. Quindi continuiamo a non parlare. Io Lele Rastelletti non lo chiamo Daniele, lo chiamo Emanuele, avrei potuto chiamarlo Daniele. E noi ti aspettiamo, Marco, prova a venire anche tu e magari pagalo il tuo ripettorale. Capisci, no? Ce la puoi fare? Spero, ho un problema col lavoro, perché noi avendo le edicole lasciamo aperti anche la domenica. È vero, è vero. Vediamo, le magari mettiamo un cartello fuori con scritto siamo tutti alla DJ Ten. Ecco, bravo, bravo, assolutamente. Che potrebbe essere una soluzione. Una soluzione, sì, sì. Porta tutta la famiglia. Tanti clienti ci vengono, perché poi li vedo passare con le magliette coloratissime delle varie edizioni. Oh, che bello. E poi ci si ferma sempre a scambiare impressioni, a scambiare emozioni, a scambiare DJ, è sempre DJ, insomma. Beh, diciamo che poi Bergamo è proprio una delle nostre roccaforti. Da quanto tempo ascolti DJ? Io credo siamo vicino ai 25-30 anni. Sono un aficionados da sempre. In edicola è la mia compagnia proprio di vita, insomma non passa giorno senza che si accenda la radio con voi e con tutti gli altri ragazzi che ci fanno compagnia, insomma. Guarda, è bellissimo, perché immagino anche la tua vita da edicolante, insomma, quindi stai lì aspettando le persone, conosci tante, vedi tante persone passare, quindi è diventata una comunità. E soprattutto insomma, è il mio incubo, perché è uno dei posti, pochi posti di lavoro dove non c'è il bagno, quindi tu... Cioè, io non so come facciate voi edicolanti, perché io tutte le volte passo da davanti e dico: io dopo mezz'ora, un'ora andare, devo andare. Certo. Invece no, voi resistete durante tutto il turno. O hai una, diciamo, convenzione? Ci si arrangia. Io ho una grande bar pasticceria alle spalle che mi aiuta in questo. Bellissimo, bellissimo. Ok, meno male. Marco, è un piacere veramente invitare i tuoi figli alla DJ Ten, e ripetiamo l'invito invece a tutti gli altri a andare di corsa sul sito dj.it e iscriversi, e prendervi il vostro pettorale per forza. Ci vediamo forse domenica 13. Ciao Marco. Buonasera, vi voglio bene. Ciao, ma anche ragazzi, noi tantissimo. Ciao, ciao, Marco, ciao.
Ratatatata è il cuore. Il cuore in questo ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ero convinto che non ce la facessi, no, almeno no, per quest'ora. E invece. Eh sì, che adesso le scale le fai in discesa. Esatto. Perché una volta si saliva, ora si scende. Guarda, ogni volta che la sento viene in mente un po' Massimo Bolli. Buongiorno a tutti, buongiorno. 7:50 Radio DJ. Non prendiamo troppo tempo per parlare di fatti nostri. Scusate il ritardo, sono qui, ce l'ho fatta. E invece prendiamoci un po' di tempo per parlare con Enrico il Bagnino. Buongiorno Enrico. Eccomi, buongiorno, eccomi qua. Perché tu sei proprio al centro, sì, purtroppo, di questa emergenza che sta vivendo quella parte del paese. Le immagini che vedevo ieri su Repubblica, immagino anche sì, sugli altri sembravano proprio prese da te. Cioè, esatto, Rimini, Riccione, la spiaggia 61 com'è messa? No, qui è andata tutto bene, la Riccione è andata bene, per fortuna c'è stato un po' di allagamento, diciamo, quella di Rimini, però a Riccione è andato tutto bene, non c'è stato il problema delle fognature bloccate come c'è stato nel maggio dell'anno scorso. Il problema più che altro è stato appunto nel Cesenate, nel Forbivese, Ravennate, ecco, e purtroppo ha colpito in grosso modo anche le stesse zone, quindi è stato veramente drammatico, perché c'è chi si è visto la casa allagare e nuovamente nel giro di pochi mesi, di poco più di un anno. Però per fortuna io sono qui a portare buone notizie. Scusami perché, Enrico, sì, perché ecco, hai detto si è vista allagare la casa, ma anche semplicemente le cantine, tutti noi bene o male abbiamo la cantina la usiamo anche per il cambio stagione, quindi quello vuol dire buttare un sacco di roba, tutto quello che hai. La cosa terribile è che molti lavori dei primi alluvioni gli stavano finendo adesso, quindi c'era gente che era rientrata in casa pulita, nuova, sembra da che 20 giorni. Quelli più importanti li dovessero inaugurare 25 se non sbaglio, quindi proprio a giorni. Dicevamo Enrico, però buone notizie perché torna il bel tempo. Sì, perché siamo ancora alle prese con questo vortice che è appunto stazionato proprio senza muoversi quasi per giorni sull'Italia, però si sta spostando ed è potenziato, quindi insomma ci sono buone notizie. E infatti ancora al nord ci sono un po' di nubi e probabilmente ancora qualche residua pioggia sull'Emilia Romagna, però per fortuna il peggio è passato, comunque non sarà più pioggia torrenziale. Insomma, si può respirare, ecco. E così com'è che al centro non si escludono ancora delle piogge al mattino sulle regioni adriatiche, ancora possibili sulle Marche, dove c'è stato anche lì il disastro, su molte zone, però anche in questo caso comunque la situazione andrà migliorando. E per il sud un po' di nubi con possibili piogge sul sud della Puglia, Basilicata e Calabria Ionica. Anche in Puglia comunque ci sono stati dei problemi, e ancora anche oggi di qualche pioggia ci potrà essere. Per fortuna però questo vortice, come dicevo all'inizio, si sta spostando e depotenziando finalmente. Fine quindi settimana, domani e domenica. Fine settimana come siamo messi? Sì, domani e domenica è solo poche nubi sparse, direi niente di più. Magari domenica qualche pioggia comincerà a affacciarsi sul nord-ovest e sulla Sardegna. Questo però domenica in giornata nel corso del pomeriggio, tutto sommato possiamo definire il weekend, un bel weekend. Almeno una pausa, perché poi da lunedì si parla di nuove piogge. Va bene. Sì, mi sembra come dire un attimo di pausa. Gradevoli, quindi gradevoli siamo sui 20 gradi, mi sembra di aver intuito di media. Gradevoli, poco sotto la media. Poco sotto la media. Grazie Enrico, appuntamento con te chiaramente domani e dopodomani con Laura e Rudy, e con noi invece lunedì mattina sempre alle 7:50. Un abbraccio. Ciao Enrico. Grazie. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Le 806, Miles Smith con Stargazing, anche se a me tutte le volte viene in mente Star Blazer era uno dei robottoni primi. Star Blazer era una astronave tipo Arcadia, se non ricordo male, quella di Capitan Harlock. Ora stiamo facendo riferimenti alla nostra stesso gioventù, autore tra l'altro, quindi si riconosce insomma il che erroraccio. Perché al Cartoon Party, che era la festa che facciamo le sigle dei cartoni animati, spesso si confondevano i vinili, perché la copertina era molto simile. Tra l'altro notizia per i fan di Gonagai come noi: torna Goldrake in Rai, non so esattamente quando, ma verrà riproposta tutta la serie. Che bello. Originale. Visti gli ascolti, secondo me c'ho anche una fascia oraria, non voglio fare il cattivo, non la dico, però magari più o meno all'origine di quando andavi in onda. Io prime time lo guarderei. A voglia. Purtroppo il problema di alcuni programmi televisivi è che sono soporiferi, però servono anche
per si quello. Si servono a quello. Cioè, c'è tanta gente che guarda, che so, tipo il consorzio Nettuno, queste le elezioni, queste qui, proprio per addormentarsi. Sì, sì, che usano la televisione come compagno per addormentarsi. Ma anche gare sportive, ci sono due che proprio hanno questa funzione, che sono alcune gare di Formula 1, almeno prima dell'avvento di Carlo Vanzini, che rende interessante pure la le prime gare quando c'erano sulla Rai, fidati, e anche il ciclismo. Perché quando ti trasmettono dalla partenza all'arrivo, c'è tutta la parte in mezzo della tappa che c'è il commentatore che non sa che inventarsi. Il problema è che è cambiato proprio il modus operandi del commentatore. Vi ricordate le prime partite di tennis? Lungolinea. Col soffio del drago l'hai fatta proprio bene, perché c'era anche la parte di digestiva. Scusa Nicola, ore e ore di e Ale ci siamo. Una parola. Erano altri tempi. Ma anche il calcio era così. Certo. Non c'era ritmo nella cronaca storica di Nando Martellini della finale dell'82. Ha proprio tutto un altro ritmo rispetto a quella di Caressa del 2006. Ma quando c'erano delle fasi di stallo a centrocampo, di solito il commento non c'era. Non c'era la seconda voce. Insomma, tutto questo per dire che è importantissimo comunque dormire bene. È importantissimo trovare il vostro posto nel mondo dove dormire. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio. Più importante: dormire, mangiare o defecare? In che ordine le mettiamo? Dormire. Per me è dormire. Cioè, la cosa che mi rende nervoso è non dormire. Esatto, bravissimo. Anche non mangiare a me. Dopo aver dormito. Anche non defecare è un bel casino. Sì, certo. Al terzo posto. Certo, se non hai mangiato, però non vai a mangiare. Ora, alle 8:09, gli ascoltatori di Radio DJ di Chiamate Roma si stanno dicendo: Trio, dateci un po'. Carica, dai. Tu pensa abitare vicino a qualcuno così rumoroso, e il problema qui per addormentarsi fondamentalmente rumore. Veronica tante volte ha detto: hai ancora il problema degli split esterni, dei condizionatori? No. Ho i vicini molto anziani. Molesti. No, ma anziani, si quindi sentono presto. Tutto ad un volume molto alto e hanno dei ritmi di vita, insomma, diverso. Si svegliano prima di me. La signora cucina e dice sempre questa cosa qua con le pelle. Che il marito non dà una mano. Perché poi l'anziano, anch'io ce n'ho due vicini, è Ato! Mepi! E tu dici: ma che casa? Non si avvicinano, si comunicano urlando. Strillando, stavo pensando adesso che la tecnologia ci è venuta incontro per i rumori esterni, cioè coi doppi vetri. Ma i rumori interni, del tramezzo, quello è. Servirebbe fare una bella vacanza andando a. Mandando, guarda, dove vuoi, ci sono tantissimi posti, è lo sleep tourism. Quindi gente che va nei posti anche molto belli, possibilmente per dormire molto. Okay. È una pratica, quello dello sleep tourism, che ha avuto un discreto successo anche qua in Italia. Si va dalle stanze suite insonorizzate alle sedute di meditazione con ipnoterapeuti, sessioni di aromaterapia, riposo su materassi ad acqua, amache in seta aerea, immersi in suoni della natura tropicale, doccia all'eucalipto. Apro una parentesi: il materasso ad acqua per dormire, ragazzi, fa rumore e sudare, fa sciabordio, e poi non stai mai fermo, perché è bravo, stai tre ore a fare se soffri con la stamamina per forza. Un po' dei posti dove potete perdonami prima, permettici di dare il contatto di Chiamate Roma, che è 342 00 00 700. Domanda interna: voi non riuscite a dormire se non ho tanti cuscini. Io devo avere almeno tre cuscini, altrimenti due e uno da abbracciare. E uno da abbracciare, quella si chiama al sud la gufugna. Ti sei ingufugnato. Ti sei creato appunto con i cuscini la gufugna. Ho postato una foto di questo inverno quest'estate che sono stato a Berlino e ho trovato il menù cuscini. Ho detto: però con il mio tedesco un po', diciamo, sentato, ho detto: ne ho chiesto uno di tutti. L'avete vista la foto? Hanno portato 60 cuscini. Ma che bello, però. E poi fondamentale quello sulla testa.
No, io ho due sotto e uno da braccia. Anche quello sulla testa. No, per me è la luce. Luce. Presenza io, anch'io, di... se vedo un LED, una impazzisco. Luce... Sì, quindi luce. Odori c'è? No, non c'è. Sì, beh, vengono utilizzati l'aromaterapia per i diffusori. Saluto per... l'autore Andrea Boine, che mi accompagna spesso nelle trasferte, nell'Eurovision. La prima tappa che deve fare in un negozio è a comprare un diffusore. Perché lui deve avere l'odore, l'odore. Suo, se no non riesce a dormire. Ma io invece l'odore è una cosa che mi dà fastidio. Cioè... Ah, se c'è anche un profumo. C'è il profumo forte, no? Non più. Sapete che all'Hotel Zedwell a Londra c'è lo Sleeping Sommelier. C'è uno che arriva lì, ti carezza la testa e ti fa addormentare. Ti fa le lingue. Ti culla e fa... accidenti, lei è un con 1969. Con colloquio, eccetera, eccetera. Mentre al Park Hyatt Hotel New York, nel cuore di Manhattan, quindi un casino infernale, c'è questo appunto hotel dove ci sono stanze praticamente anecoiche, super insonorizzate, attraverso delle doppie porte di bronzo, e ci sono sei suite che sono totalmente isolate rispetto al traffico a di New York. Comunque tanto le sirene le senti, però mi dispiace. Comunque un certo, a un certo punto la sirena la notte parte. Se no che ci vai a fare? È come andare sul mare e lamentarsi il rumore delle onde. Non c'è qualcuno che viene lì e ti canta una bella ninna nanna? No. Magari, ci fossero loro. Esatto. Arrivano, c'è un albergo in cui arrivano i Cure e ti cantano questo pezzo clamoroso del 1989. Prendetevi 5 minuti, ascoltatelo, il resto, credeteci, può veramente aspettare. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Uno dei dischi più belli del mondo, non solo questo pezzo, proprio tutto il disco. The Cure, le 8:17, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 342-00-00700. Ora vi diamo anche qualche consiglio se avete qualche problema nel dormire. Per esempio, appunto, sempre nello stesso albergo dove c'era il menù cuscini, lasciavano sul comodino anche uno spray da mettere sul cuscino stesso, che doveva conciliare il sonno. Ma era una cosa in odore, perché ti dicevo... l'hanno consigliato per i bambini e vedrai che lo confermeranno anche l'essenza di lavanda, cioè la lavanda, la gocciolina, aiuta a dormire, così dicono. No, questa qui lo chiamavano, non so, tipo anestetica. Già scherzo. No, però sai che quello, però alla fine sarà l'effetto, credo che non sia una roba, magari era acqua, però so che esistono questi spray che tu metti sul cuscino che dovrebbero aiutare un po' la qualità. Inodori. Qui è tutto un problema. C'è chi riesce a dormire solo con tanto rumore, chi con poco rumore. Chi non riesce a dormire, come? Buongiorno trio, Yeses la Dud. Io quando ero bambina non riuscivo ad addormentarmi se non sentivo mio padre russare. Normalmente il russare è una cosa che dà fastidio, invece io quando ero piccola, se sentivo lui russare, era tipo il rumore bianco, no? E mi addormentavo subito. E adesso però con mio marito questa stessa strategia purtroppo non funziona. Marzia da Roma. Cioè, Marzia, magari era un respiro profondo, non che russasse. Ma tra l'altro era in una stanza dove qualcuno stava russando costantemente. C'era un sonno incredibile. Perché per papà valeva e per tuo marito no? Ma perché non russa, non russa. No, secondo me russa. Russa ma in maniera diversa. Russa male. Frequenze diverse. Ancora, vai. Io non riesco assolutamente a dormire se nella stanza c'è un orologio che fa tic, tac, tic, tac. Inquietante. Sì, io addirittura sarà una cosa psicologica, ma non riesco a dormire perché mia moglie ha un orologio così di quelli meccanici che mette sul soppalco nascosto, io comunque lo sento. Lo senti, senti un... Io sento. Dove è nascosto? Lo fa apposta. Certo, lasciasse fuori la stanza. Cioè, poi le va a dormire da un'altra parte. Capito. A casa di un altro. Forse non è il suo l'orologio, forse non è il suo, se l'è dimenticato qualcuno. C'è scritto Marco, ma ha detto è la marca. È Marco. Vabbè. Valentina, buongiorno. Buongiorno trio. Buongiorno. Attenzione, siamo in zona consigli. Tu Valentina, hai il sonno pesante o il sonno leggero? Ultimamente leggero, da quando ho una bambina di 4 anni e mezzo. Quello è psicologico. Che cambiano poi. Certo, stai sempre all'allerta. Valentina, come si chiama tua figlia? Giorgia. Prima o seconda? Prima e unica.
No, perché già con la seconda dormi, lo sai. Ti rispondi da solo. Con la prima sei così. Certo. Col secondo proprio. Ciao. Secondo, ma sta piangendo chi? Ma chi? Coso. Non è la televisione. Come si chiama? Non ricordo come cazzo. Diciamo che nel dubbio non rischio. Esatto, esatto. E come hai risolto? Perché è un buon consiglio il tuo, ce lo danno in tanti. Il rumore bianco, dormiva, okay. Aveva 4 mesi, eravamo arrivati a 8 mesi stremati, le avevamo provate tutte e questa era una delle ultime, degli ultimi tentativi. E ho comprato un aggeggio su internet, sì. Proprio una specie di radiolina che mette vari rumori bianchi, ne abbiamo provati un paio, lei ha trovato quello che andava bene per lei. Solo che da ormai 4 anni questo rumore accompagna anche me ovunque. Scusa Valentina, per far capire, è una cosa tipo questa? È lui. Che poi sei sfortunata perché fino a qualche anno fa era il segnale di DJ, questo, cioè, sì, bastava cercare DJ, trovavi questo e dormivi. Adesso col dub non è più così. Era la famosa prova a prenderla. Dove cazzo si prende mai? Però potevi farlo, forse tu l'hai trovato su internet, giusto Patrizio? Questo si trova anche su YouTube. Sì, credo, ho trovato un file nel computer che è sottofondo il rumore bianco del mare. Bellissimo. Del mare, questo è il mare. Sì, questo è mare. C'è anche del mare. C'è a bordire. Sì. Preso da lontano, sì, quindi hai questo effetto. E tu Valentina garantisci che funziona? Sì, io addirittura se vado in trasferta in hotel ho l'app sul telefono e lo metto sul telefono, perché non posso farne a meno ormai, sono diventata dipendente anch'io. Okay. Però poi nel telefono metti anche la sveglia, sennò con questo rumore ti svegli più. Sì, per fortuna si possono fare entrambe le cose, di solito ho il telefono personale con la sveglia e quello Valentina, ora mettiamo un disco e poi Patrizio ci trova il rumore bianco al sapore peti. Vediamo se c'è. No, ma ce ne sono tantissimi. È che deve essere continuo. Ce n'è un altro, cabina aereo. Ah sì, come? Ah certo. Ladies and gentlemen, no, si non si capisce. Mr. Marcello, we are sleep well, everybody. Sveglia tutti. Stavo dormendo così bene. Have you seen how fine guys the hostess? Vabbè, accenda pure le luci, Jack. Take the low cost. Here we have the best fighter on the plane. Good flight, sì. Meglio non tradurre. E viva il padel! Il tennis è una merda, viva il padel! Perché poi adesso è una rivendicazione personale. Sì, ce l'ha con tutti. Grazie, Valentino, un abbraccio. Ciao. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Ariete e Vasco Brondi, Meccanismi, alle 826 su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Al 342 00 00 700, Raffaele ci segnala che i rumori bianchi li potete trovare nell'iPhone nella parte relativa all'accessibilità. Pensa che figata. Quindi nuova, cioè in tutti gli iPhone? Penso di sì. No, nell'ultimo, perché adesso si parla solo dell'ultimo. Lo dice Raffaele. E Sol ci segnala invece che c'è un'app che si chiama Atmosphere, dove ci sono tutti i rumori che puoi abbinare a tuo piacimento, perché appunto scopriamo che i rumori bianchi non sono tutti uguali. Quindi abbiamo sentito, Patrizio, rumore bianco del mare. Del mare, cabina aereo. Ora che ci fai sentire? Gocce d'acqua. Gocce d'acqua, bello. Ecco. Questo va al bagno, però subito. Qua scatta. Mi è sembrato di sentire un rumore in garage. Seduto rigorosamente. Partitina. Che altro? Ruscello. Adesso se sono in auto bloccati in una tangenziale X in una città italiana, poverini, se la fanno sopra. Allora abbiamo 10 ore di phon. Caricato su YouTube proprio per dormire. Però posso dire, è meglio sentirlo da YouTube. Sì. Non tenete il phon acceso, è pericoloso, ragazzi. Pericoloso. Anche perché l'altro rumore simile è quello dell'aspirapolvere. Anche perché come fa a dormire? Cioè. L'ultimo. Che rumore bianco hai? Non lo sapevo. Bianco.
quasi la miseria, qui non si respira. Eh certo. Che mi manca un trombone all'orchestra. Mezzogiorno e mezzo di buono. Rima il brutto. Che capolavoglio. Capolavoro. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Mo Black, Salif Keita, Cesaria, Yamore, un disco bellissimo alle 8:36 qui su Radio DJ. Un po' loro i bonghi li possono suonare perché li sanno suonare. Se suonano loro, sì. Chissà se c'è qualcuno che si addormenta con il rumore dei bonghi. Però sono suoni bassi, la percussione tranquilla dovrebbe. Il suono del gong, che secondo me le campane tibetane. Le campane tibetane, sì. E Elena ha detto: siete degli scionzi. Era appena truccata, grazie al rumore bianco dei peti, sembro Joker. Scusa. Ma quello è un estratto da un film, andatevelo a vedere. Mezzogiorno e mezzo di fuoco, dai. Ale ha scoperto i rumori bianchi con l'iPhone, gli si è aperto un mondo. Il tecnico del Trio Medusa, Giorgio, conferma. Confermo, trovati, belli. Su tutti gli iPhone ci scrivono. Tutti scrive. Gli iPhone, sì. Accessibilità, audio ed effetti visivi. Audio ed effetti. E dentro ci sta suoni, scegli quale vuoi, pioggia. Cioè, rumore rosa, bianco e marrone. Marrone deve essere quello dei peti. Però Tim Cook, sì. Mettiamo i peti, esatto. Beh, la famosa. 3420000700, un po' delle vostre voci. Buongiorno trio. Buongiorno. Io invece non riesco a dormire se ci sono le ante dell'armadio aperte. Un bacio, Doriana da Siena. Anche io ho lo stesso problema. La porta se socchiusa, cioè o è aperta o è chiusa. E stessa cosa per le ante. Hai paura che esca il mostro. Mostro in coqua, vero? L'hai visto da piccola. Ci sono delle reminiscenze, evidentemente. Lo sapete che mia moglie ha paura anche quando faccio per finta Dracula. Mi fa Ah sì? Perché ho sempre dei denti finti in tasca? Per fargli scherzare voi. 53 anni, Mi rassicura, stato, perché il giochino con me adesso è quello fatto così, ma io lo faccio davanti e lei si spaventa. Davanti. Però di anni ne ha 2.5, 53. Fatela a Laura Pertici, fatela Dracula, e lei si spaventa da te. Lei la parola Dracula la fa spaventare. Ancora, vai. Io per mesi non sono riuscito a dormire se non ascoltavo con le cuffiette Storie maledette di Franca Leosini. E adesso sai chi l'ha ucciso? Allora Luda Spoleto dice: mia moglie mi odia perché io sono come le bambole di ceramica, si chiudono gli occhi, lo appoggi e gli occhi si chiudono. Sì. Ma lo capisco anch'io. Ma è così. Dio mi ha benedetto con il dono di poter dormire ovunque, in qualunque situazione. Poi qualcuno mi deve aver maledetto con una figlia che mi dorme addosso e un compagno che parla e urla. Urla. Gli incubi. Qualcuno gli fa Dracula. Moltissime persone, molte più di quante voi pensiate, usano il rumore bianco, lo dicevamo, per studiare e concentrarsi. Se usi però quello di YouTube, ci sono le pubblicità rumorosissime. Senza senso. Tutta roba. Il mio vicino non starnutisce di notte, scava pozzi di areazione della metro, perché non è possibile un rumore. Però posso dire che anche quando sono solo è bello starnutire, lasciarsi proprio andare. Grande potenza, sì. Colpo unico, però. Colpo unico. Roberto dice: io vinco su tutto. Così, dormo sopra. Sì. Io dormo sopra una ferramenta che aggiusta motoseghe. No, non funziona questo. Vabbè, ma alle 19:20 finiranno, spero. Sì, però. Voglio dire, anche durante il giorno. Io ho dei vicini costaricani che vivono con il fuso orario di San José, meno 6 ore. Non l'hanno mollato perché prima o poi dovranno tornare. E poi piegatura. Mi sono addormentato davanti al Gran Premio di Monza di Formula 1, che è effettivamente è quelli dove non ci sono i sorpassi. Però ero all'autodromo. Come fai? Questo è un po' più complicato. Perché fanno un rumore pazzesco quando passano. E adesso pure meno, pensa prima. Arriva un disco bellissimo del 1995, Ilith Fiba con Spirito. 8:41, questa è Radio DJ. Quando mi sveglio cerco i miei sogni e non mi ritrovo più. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.
spirito, oh, il FIBA, e l'abbiamo messo perché adesso è arrivato l'intervento spiritoso di Veronica di Pietrantonio, la vero? Allora, oh, buongiorno. Mi hanno fermato ieri, non mi fate scherzi, non me lo saltate. No. Ieri a me c'erano i posti di blocco. È vero. Mi hanno fermato, mi hanno detto patente, libretto, e conferma che c'è il cucciolone non domani. Non fate dell'ironia, perché tantissimi hanno scritto questa mattina quando hanno scoperto che c'era l'intervento cucciolone, perché poi voi lo dite solamente il giorno che lo facciamo, la gente non ha tempo di prendere il giorno libero e rimangono male del fatto che è in questa parte del programma, perché loro devono entrare al lavoro. Non lo facciamo apposta. È capitato. Permettici di scusarci con Fabio Volo, perché gli diamo la linea con ascoltatori. È vero. Quindi proprio basta. Il crollo. Allora, come funziona cucciolona? Allora, io intanto ringrazio gli ascoltatori, perché sono gli ascoltatori che mi aiutano a costruire cucciolona. Mi mandano barzellette, battute, e poi io cerco un po', dove necessario, di rigirarle per renderle delle freddure ancora più divertenti. Pensa un po'. Che però ti fanno ridere, questa è la cosa. A me sì, anche il Previ. Perché il Previ è il mio tester. Ah, il tester è lui. Previ, tu sei sicuro? Lui fa lo stress test ogni giorno prima. Ricordiamo che le barzellette hanno questo grosso problema, che non fanno ridere. Devono essere raccontate da Gigi Proietti, da Gino Bramieri, altrimenti non fanno ridere. Però detto questo, Nel tuo caso, scuola. Proietti, no, Massimo Rispetti, un po' meno. Una volta ci siamo incontrati, allora va bene. Ho fatto una lezione. Certo. Iniziamo. Okay. Cosa succede se metto olio e sale su un vinile? Lo condisco. Cominciamo bene. Dove fa il bagno un canguro? Nel marsupio. Stavo per dire in tasca. C'eravamo. Rimaniamo tema mare. Qual è il pesce che racconta più favole? Lo storione. Lo storione. Un inizio così è così è bruciante. Sempre meglio. Cosa prepara una cuoca felice? La cuoca felice è già pieno. Un brodo di giuggiole. Ovviamente, come sempre, 8:48 abbiamo tanta pubblicità. Ditemi voi quando devo smettere. No, ma in tutto questo tu hai riso a queste Previ, no? Sì, è stato un crescendo quello del Previ questa volta. C'è sempre un gelo in studio Holiday on Ice. Allora, questa come si chiama l'uomo granchio? L'uomo Michele. Ah, Michele, giusto. Beh, questo è il riciclo di un cavallo di battaglia di Federico Russo. La Michela. Ragazzi, adesso i miei redattori sono gli ascoltatori. Sono gli ascoltatori. Prendetevela con loro. Qual è il giocatore? Posso dire una cosa? Sono mortificato. Perdonateci. Qual è il giocatore più bravo a pescare? Morata. Morata. Perché a lei fanno piacere quelle ride. Qual è il più famoso proverbio giapponese? Ragazzi, Kyoto schiaccia Kyoto. L'ultima, no? Per me la prima era l'ultima. Poi non lo so, fai tu. Vediamo. Perché il computer ha sempre freddo? Perché ha Windows aperto. Sapere anche un po' d'inglese. Se siamo tutti d'accordo, l'ultima. Qual è il cantante più ascoltato in Vaticano? Dico io. Se potessi, Eminence. Lo vedi che ride? Previ che ridi tu! Smettila! Bella da picchiarti fortissimo! E poi fanno ridere, guarda i messaggi, contenti! Gioiscono! Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.
Tutti, per tutti. No, su Eminence sono morto. Ma, grande, certo. Grande certo. Veronica. Guarda, qualcuno dice Eminence presentato da Claudio Santamaria per fare le cose fatte per bene. Poi c'è Don Bacchi, Don Lurio. Continuiamo. Papas e Mamas. Madonna. E per questo mese abbiamo dato. La cosa buona è questa, ragazzi. Ci fermiamo qui. Che succede? Ho sbagliato base. Perché stavi ridendo fino alle lacrime. Grazie Patrizio, grazie Veronica, grazie Previ, grazie Gianni Belluomo, grazie da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Appuntamento lunedì alle 7:30. Buon fine settimana a tutti in linea a Milano. Ciao! E non sei più gli anni 90, Maltrio Medusa, Gana grinta sempre tanta. Appuntamento fisso su Radio DJ. Alla mattina siamo sempre i più bei. Radio DJ, la trovi anche in podcast.